L'eleganza mistica della bellezza mediterranea, i miti della Grecia antica, installazioni di statue ispirate a Zeus, Apollo e Poseidon, luci e colori, sguardi stupefatti e tanta ammirazione anche a Sciacca per l'ultima sfilata e evento di Dolce & Gabbana che hanno chiuso così la loro 3 giorni dedicata alla provincia di Agrigento, balzata agli onori della cronaca. Non già perché sia una delle ultime in classifica per qualità della vita e nemmeno perché perde 10.500 residenti in soli 4 anni. La provincia della Valle dei Templi conquista le copertine di un mondo patinato e rivolto al segmento luxury solo perché è bellissima ed è ricca di storia, monumenti, angoli e beni culturali. Le immagini di Palma di Montechiaro, della Valle dei Templi e di Sciacca hanno fatto il giro del mondo, esattamente come donne naturalmente belle, ma truccate da make-up artist e vestite da grandi stilisti che così diventano dee. E i 3 piccoli angoli di questa provincia sono stati esaltati e avvilliti, ritratti da obiettivi e telecamere sapienti che hanno veicolato strepitosi scorci. Una promozione d'immagine a tutto tondo perché Dolce & Gabbana raccontano anche dei gruppi musicali locali, delle nostre bande, dichiarano che in occasione della festa di San Calogero punteggiano l'aria con melodie e performance folcloristiche. Domenico Dolce e Stefano Gabbana descrivono ciò che hanno visto come una esperienza siciliana a tutto tondo. Lo fanno sulle pagine del loro profilo Instagram, dove evidenziano le peculiarità delle tradizionali luminarie, dei carretti, delle bancarelle con cibo e artigianato locale. La definiscono e comunicano al mondo intero una full immersion di gloria mediterranea per quelle che rappresentano per il fashion brand le giornate di alta artigianalità. E ci ringraziano pure, non risparmiano dichiarazioni tramite cui definiscono la Sicilia il nostro luogo del cuore, l'inizio di tutto e una fonte di ispirazione immensa. Non smetteremo mai, dicono, di raccontare tutto questo nelle nostre collezioni. Risponderemmo proprio grazie. Noi non abbiamo nessun merito di tutto ciò, o meglio, la storia e la natura ci hanno regalato tutto questo. Ne siamo consapevoli, perciò abbiamo investito i nostri risparmi e compiuto sacrifici per formare i nostri figli, renderli adatti a possedere quelle professionalità che voi, Dolce & Gabbana, insieme a tante grosse multinazionali richiedete. Ma qui purtroppo non c'è spazio per loro.